Radio UCI. Ehi, come va? Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e nel video di oggi parliamo di reddito di cittadinanza, di ISEE e di bonus 1000 euro. E per finire annunceremo i 5 vincitori del nostro giveaway natalizio. Ma prima di cominciare, se apprezzi il nostro lavoro di approfondimento quotidiano, faccelo sapere mettendo un like a questo video. E soprattutto, se vuoi saperne ogni giorno di più su fisco, previdenza e agricoltura, torna a trovarci anche domani oppure valuta l'idea di iscriverti al canale e attivare la campanellina, così sarà YouTube a farti sapere quando pubblichiamo un nuovo video. E ora possiamo cominciare il nostro video di oggi parlando di reddito di cittadinanza per risolvere alcuni dei dubbi che ci avete lasciato nei commenti. Partiamo dalla domanda di Carmela che ci chiede quando ci sarà la prossima ricarica del reddito di cittadinanza dopo questa di dicembre 2020. Ciao Carmela, dopo questa di dicembre la prossima ricarica è prevista per la fine del mese di gennaio 2021, indicativamente, come sempre, intorno al 27. Cogliamo anche l'occasione per farti tanti auguri di Buon Natale! È ora il turno di Susanna che ci chiede informazioni in sostanza su entro quando spendere l'importo del reddito di cittadinanza. Ciao Susanna, in linea generale è necessario spendere gli importi del reddito di cittadinanza entro la fine del mese solare successivo a quello della ricarica stessa. Per fare un esempio, la ricarica di questo dicembre 2020 dovrà essere spesa entro la fine del mese di gennaio 2021. In caso contrario, si potrà andare incontro alla detrazione dell'importo non speso nella ricarica successiva, detrazione che può arrivare fino al massimo del 20% della nuova ricarica. Tra l'altro, colgo l'occasione per ricordare a tutti che l'importo al di sotto del quale non si va incontro a nessuna detrazione è il 20% dell'importo della ricarica minima, e cioè 8 euro. Sotto questa soglia, appunto, non si va incontro a nessuna detrazione. Passiamo adesso alla domanda di Flavio che ci chiede come si fa a capire a quale mese appartiene la ricarica di reddito di cittadinanza. Ciao Flavio, generalmente il mese della ricarica corrisponde alla mensilità di reddito o pensione di cittadinanza percepita. In altre parole, la ricarica che stiamo ricevendo in questi giorni corrisponde alla mensilità di dicembre 2020. Per quanto possa sembrare logico, ci possono essere situazioni in cui le cose non sono così lineari. Facciamo l'esempio degli accrediti di arretrati, che ti ricordo non sono soggetti alla regola che ne impone il consumo entro la fine del mese successivo. Ad ogni modo, per sapere con certezza a quale mese corrisponde la nostra ricarica, sia che si tratti di arretrato, sia che si tratti di ricarica ordinaria, basta collegarsi all'area dedicata al reddito di cittadinanza del sito INPS e controllare la prima colonna della tabella. È il turno di Rania che ci chiede, dopo aver fatto la domanda di reddito di cittadinanza a dicembre, quando arriverà l'esito ed eventualmente la ricarica? E poi ci chiede quando si può fare la domanda per il bonus asilo nido. Ciao Rania, come hai giustamente detto, se hai presentato la domanda di reddito di cittadinanza nel mese di dicembre 2020, allora l'esito ed eventualmente il ritiro della card con la prima ricarica è previsto per la metà del mese di gennaio 2021. Lo stesso discorso varrà anche per la presentazione del bonus asilo nido 2021, che inizierà molto probabilmente a partire dalla metà di gennaio in avanti. Tocca adesso alla domanda di Elena, che ci chiede se il bonus 1000 euro è compatibile con il reddito di cittadinanza e se può fare la domanda ora che ha terminato la NASPI. Ciao Elena, sì, il bonus 1000 euro è compatibile con il reddito di cittadinanza se l'importo del reddito di cittadinanza che riceviamo abitualmente è più basso di 1000 euro. In questo caso, infatti, invece di ricevere il bonus in quanto tale, riceveremo una integrazione sulla ricarica che le farà raggiungere l'importo appunto di 1000 euro. Ovviamente, se la ricarica di reddito di cittadinanza ha un importo superiore a 1000 euro, allora non sarà compatibile con i bonus 1000 euro. Sarà però necessario avere tutti i requisiti richiesti per la categoria dei lavoratori per cui si fa domanda, come ad esempio la non titolarità della NASPI alla data di entrata in vigore del decreto Ristori 4, in questo caso per gli stagionali del turismo. E prima di annunciare i vincitori del nostro contest natalizio, l'ultima domanda di oggi, che riguarda appunto l'ISEE e il reddito di cittadinanza.
Cosimo ci chiede se il reddito di cittadinanza fa reddito e se bisogna indicarlo nell'ISEE. Ciao Cosimo, le cose da tenere a mente riguardo l'ISEE e il reddito di cittadinanza sono tre. La prima è che il reddito di cittadinanza, nonostante il nome, non fa reddito, cioè è esente IRPEF. La seconda è che si tratta di una prestazione assistenziale erogata direttamente dall'INPS. Perciò, quando andremo a presentare la DSU per l'ISEE 2021, non sarà necessario presentare nessun documento al riguardo. L'INPS inserirà questi dati in maniera automatica. E per finire, il reddito di cittadinanza influirà comunque sul valore dell'indicatore ISEE, ma per la valutazione del possesso dei requisiti per il reddito di cittadinanza, il valore di RDC percepito nell'anno di riferimento sarà sottratto dall'ISEE. Ma ripeto, solo nel momento in cui si effettuerà la valutazione del possesso dei requisiti. Ed ora annunciamo i 5 vincitori del nostro giveaway natalizio che si è concluso oggi. I fortunati sono gli utenti Salvatore Pirrone, Naceur, Paolo, Edward Norton e Roberta Cervoni. Congratulazioni amici, mi raccomando, fate attenzione alla casella email perché sarete presto contattati da noi di Radio UCI per la consegna dei premi. Detto questo, non ci resta che darvi appuntamento per un nuovo video a lunedì 28 dicembre. E da tutto lo staff di Radio UCI, buon Natale! Informati e felici! Radio UCI!